Un saluto da Massimo e benvenuti a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco, una puntata molto particolare perché andremo a ricordare Marzio Dance che ci ha lasciato 10 anni fa e lo facciamo con Max Ferri e Tommy Calvani. Ciao a tutti! Ciao Massimo! Ciao, ciao! Intanto grazie di aver accettato il mio invito. Grazie a voi. Grazie a te per aver avuto l'idea di ricordare il grande Marzio. E voglio ringraziare Tommy che mi ha fatto conoscere Max. Bene, bene, mi fa piacere. Sicuramente non basterebbe una puntata per ricordare Marzio. Dipende quanto si fa durare. Sì, sicuro che non mi basterebbe la pila all'ora del telefono. Potremmo battere Beautiful. Sì, bravo. Quindi cercare di essere sintetici diventa ancora più difficile perché raccontare Marzio è veramente impossibile. Vabbè, dai, andiamo a toccare dei punti importanti. Sì, indubbiamente. Da parte vostra, che siete state le persone che sono state più vicine anche a Marzio, e questo per me è anche un onore, insomma, poter rivolgervi a voi, avere questo bellissimo ricordo di Marzio. Io purtroppo non l'ho mai conosciuto, ve lo dico di persona. Ecco, te lo volevo chiedere, ma te l'hai conosciuto? Non l'ho mai conosciuto, sinceramente. Io sono sempre stata una persona, io sono di Certaldo, sempre in questa zona, difficilmente mi muovevo verso Firenze. Per me già Firenze era come andare un po' all'estero. Ok. Sì, prima era così. Ecco. Ok, allora praticamente non l'ho conosciuto. Però i suoi dischi l'ho apprezzato, insomma poi l'ho conosciuto tramite altre persone, ho sentito dire per esperienza. Bene, dai Max, Tommy, iniziamo un po' a parlare di Marzio, tornando un po' indietro nel tempo. Chi vuol partire? Perché Tommy l'ha conosciuto un po' prima forse di Marzio. Sì, sicuramente Tommy, perché se si torna indietro nel tempo, Tommy è molto più anziano di me, ecco, poi si vede, tra l'altro... Cosa ridi? Quindi sinceramente io Marzio l'ho vissuto proprio ai suoi albori, ai suoi inizi, perché presso la Casa del Popolo qui di Scandicci c'era un locale da ballo che si chiamava La Nicchia, che fu trasformato in discoteca. Questo, se non vado errato, anno più, anno meno, ma dovrebbe essere stato il 1974, e fecero una discoteca per l'epoca all'avanguardia, con una pista circolare enorme, con un impianto sonoro pazzesco, con una gabina ovale che sfociava sulla pista. E Marzio fu l'avventuriero, diciamo, di questa cosa qui, perché cominciò lui, insomma, a fare i giochi. E tra l'altro mi sembra si alternava con l'orchestra, c'era qualcosa tipo... Allora, gruppo, no? sì, perché questo è avvenuto anche dopo. L'orchestra c'era la domenica sera. E all'interno della serata dell'orchestra c'era un'ora di discoteca, per cui... credo che insomma la figura del DJ non era ancora piena nel rapporto. No, era piena il sabato sera e la domenica pomeriggio, certo. E la domenica pomeriggio, e nell'occasione fu chiamata questa discoteca Lion's Garden,
Perché Lions? Perché Max, tu lo sai che Marzio era anche bravissimo a dipingere. Sì, ma lui ha fatto proprio l'istituto d'arte. Esatto, a Porta Romana ha fatto l'istituto d'arte ed era bravissimo. E lui fece praticamente il logo della discoteca con un leone. E lui mi disse che lo spunto l'aveva preso addirittura da un album di Carlos Santana, Abraxas, dove ci sono diversi leoni nascosti nella figura, però se tu vai a vederli bene poi vedi tutte le varie facce. E lui praticamente disegnò questo leone e da lì venne fuori il nome, il giardino del leone, Lion's Garden. E insieme a lui c'era un suo amico, Giancarlo, quindi si alternavano loro due. Io all'epoca lavoravo in radio, all'epoca, 2 anni dopo, nel 76, io iniziai a lavorare in radio, a Radio Time Scandicci, e cominciai a frequentare il Lion's Garden, perché io abitavo a Scandicci, per cui... E rimasi affascinato dal modo di fare il DJ di Marzio, perché era uno che faceva molta animazione, aveva fra l'altro anche una bellissima voce, ma era soprattutto un trascinatore, era uno che sapeva coinvolgere le persone, per cui aveva uno stile tutto suo, e poi dopo è stato è un po' la caratteristica che si è portato fino all'ultimo, ecco. Esatto. Aveva questa forza qui di coinvolgere le persone anche. Era un trascinatore. E io ebbi modo di conoscerlo, perché ebbi la faccia tosta di andare lì alla cabina dove lui stava lavorando, fra un disco e l'altro. Sì, andai lì, mi presentai, gli dissi: guarda, volevo conoscerti perché volevo farti complimenti, io sai lavoro in radio. E lui mi disse: guarda, dice, se aspetti la fine della serata si fa due chiacchiere insieme. E da lì è nata subito un'empatia, proprio a pelle. Siamo diventati amici immediatamente, però è iniziato questa simbiosi fra me e lui. Lui era affascinato anche dal discorso della radio, anche se la radio lui l'ha fatta poi parecchi anni dopo. Mi disse, dice, ma visto che te c'hai questa pronuncia inglese, dice, perché non provi anche tu a fare DJ in discoteca, no? E io gli dissi, ma io non saprei neanche da che parte cominciare a mettere le mani. Fra l'altro ti dirò che all'epoca non esistevano i 1200, io ti parlo ovviamente degli anni 70. Sì, anni 70 roba a nastro. Allora, noi in cabina praticamente lui aveva due Torrens a cinghia e aveva un registratore a bobina che usava per fare l'eco della voce. Allora, tu sai che se il registratore a bobina tu lo metti in registrazione e al mixer tiri su leggermente il cursore del registratore a bobina, fa l'effetto eco. Quindi lui, quando praticamente parlava al microfono, usava questo leggero eco in certi frangenti. Soprattutto quando usava certi slogan, lui aveva degli slogan tutti suoi particolari. E quindi niente, io non sapevo veramente da che parte mettere le mani, e lui mi fece vedere come si lavorava all'epoca, perché ovviamente negli anni 70 non c'era ancora la batteria elettronica che ti dava la possibilità di avere gli stessi battiti al minuto, i famosi BPM, per tutta la durata e costantemente la durata del disco. Negli anni 70 la batteria era la batteria quella vera, per cui era impossibile poter mixare due dischi insieme, perché i battiti non erano mai regolari. E quindi come facevano? A strappo. Cioè, praticamente facevano partire il disco. Andava sopra la presentazione e poi... E facevano partire il disco.
capito? E a volte quando la presentazione, il brano che entrava aveva un'introduzione abbastanza lunga, cioè prima che cominciasse il riff e il cantato, lui ci parlava sopra ed era talmente bravo che smetteva di parlare al momento in cui partiva il brano vero e proprio. Già, e già conosceva cose... i tempi giusti. Sì, esatto. E lui queste cose qui a me me le ha insegnate durante la settimana, quando la discoteca era chiusa, lui aveva le chiavi, si andava su e fra l'altro io conservo ancora delle fotografie di un ragazzo che veniva a ballare lì, un certo Massimo Marcucci, che era un appassionato, che era una, lui fa il tassista, ma è sempre stato un appassionato di fotografie. Io fotografo che... perché appunto mi ha mandato un casino di foto di quegli anni lì. Perché lui veniva anche in quei frangenti lì a farci le fotografie, mentre Marzio mi insegnava praticamente. E, insomma, è stata una bella epoca. Quando poi Marzio venne via dal Lions Garden, perché fecero una discoteca bellissima che era il Valentinos, lui fu chiamato insieme a Giancarlo appunto a inaugurare questa discoteca. E quindi Marzio, per la sua sostituzione, fece il nome mio. E quindi ho iniziato praticamente a lavorare a Lions Garden. E poi il bello è stato che dopo il primo anno, praticamente, Giancarlo smise di fare il DJ, perché fra l'altro era uno dei comproprietari, Giancarlo, era uno dei soci. Bonfanti. Insieme ai fratelli Bonfanti, insieme al povero Papucci. Per cui Marzio fece il nome mio e chiamarono me al Valentinos a lavorare con Marzio. E da lì poi, dopo qualche anno, Marzio andò al Xenon, che era un'altra discoteca ancora più all'avanguardia, diciamo. Cioè, ma lo Xenon esisteva di già, lo Xenon, cioè Marzio è entrato... Si chiamava Studio 54. Studio 54. Ah, okay. Esatto. Dove c'era Marco Vigiani come DJ insieme al Benedetti. Benedetti faceva musica rock e Vigiani faceva musica discoteca. Però sull'onda del grandissimo successo di Marzio al Valentinos, ovviamente l'allora soci Carlo Piccini e Tiziano Fanfani fecero di tutti per strapparlo al Valentinos e portarlo lì, e cambiarono nome per dare proprio un nuovo indirizzo alla discoteca e lo chiamarono appunto Xenon. Marzio era già diventato famoso al Valentinos, allo Xenon esplose del tutto, anche perché i proprietari dello Xenon misero a disposizione di Marzio un sacco di cose, una trasmissione televisiva, poi gli finanziarono i dischi che Marzio fece come colonna sonora dello Xenon addirittura, anche se Marzio aveva già fatto un singolo insieme a me e a Marco Masini. Tu sai poi tutta la storia di Marco Masini, sia con me che con gli altri, perché è stato praticamente un fautore, no, della Italo Disco, Marco, anche se non era cantante, però era musicista, arrangiatore, per cui... E dopo, ecco, questo è appunto il primo Rappo singolo Ash. Di Rappo Ash. È un bellissimo pezzo, eh? Sì, era molto, molto... Cioè, questo è un classico proprio della nostra musica dance italo. Esatto. Aveva anche un ritornello ruffiano, come si dice noi in gergo, no? Cioè, spiegaci meglio. Cioè, allora, anche oggi un disco per avere successo deve avere le sonorità giuste in base ai tempi che viviamo, ma quello che poi ti fa rimanere il disco in testa è il ritornello, il riff, come si dice in genere, ok? Io dico ritornello perché c'è all'ascolto anche gente che ovviamente di musica magari non è molto attempata, per cui è giusto dire ritornello, come lo chiamo io.
se il ritornello è giusto, ti rimani nella testa e quindi molto probabilmente è più facile che possa diventare poi un successo. Capisci? Te pensa a canzoni come, che ne so, adesso mi viene in mente Vamos alla playa. Cioè, quello è il pezzo e è rimasto in testa a tutti per generazioni, no? Oppure People from Ibiza. Certo. Cioè, sono quei famosi ritornelli che se ti rimangono in testa e sono adeguati al pezzo e alle sonorità giuste, 90 proprietà su 100 diventano successi. Perché poi si parlava anche delle sigle dello Xenon che venivano proprio ideate e stampate su vinile e con grande successo anche. E qui ovviamente dietro c'era Masini. Sì, le sigle dello Xenon, almeno mi sembra 3 o 4 siano state proprio fatte. Sì, infatti qui c'è scritto Simoncioni, Masini, esatto. Se guardiamo il passo. Si registravano anche quando gli LTNT si continuò per almeno 3 anni andare su ad Arezzo dai Simoncioni, che tra l'altro era lo studio di registrazione dove registravano l'ITFIBA, insomma, più di una volta ce li abbiamo trovati dentro con Marco. Esatto. Qui abbiamo anche Galaxy, esatto, mitico pezzo straordinario. Sì. Questo è il lato, è il retro, dove troviamo praticamente i crediti. E poi comunque Marzio, secondo me, ha fatto un altro pezzo straordinario che è You Can Do It. Esatto. You Can Do It, baby. Un testo molto ristretto, però il ritornello ruffiano. Sì, ecco, è vero, sì. Ecco, vedi? Il famoso ritornello ruffiano. Esatto, esatto. E le sigle che Marzio insieme a Masini e Simoncioni fece per lo Xenon, lui le usava proprio come sigla d'apertura, no? Perché all'epoca si aveva sempre un... usando una parola napoletana, uno spugnizzo che metteva un po' di musica e poi arrivava il DJ resident, come è stato poi chiamato dopo, ma diciamo all'epoca si diceva il DJ principale, il numero uno della discoteca, e Marzio partiva con la sigla e poi dopo cominciava ovviamente la serata. Ma ti posso raccontare... questa per me è una, secondo me è la più bella Symphony. Sì, è stata musicalmente parlando, sì. Sì. Musicalmente anche parlando. Per me, sinceramente, da appassionato. Scusa se ti ho interrotto, però l'ho vista. No, ma scherzi, ci mancherebbe. Beh, Masini, Buti, addirittura. Roberto. E comunque ti volevo raccontare un aneddoto, penso sia stato l'unico, in Italia sicuramente, ora nel mondo non te lo so dire, a fare una cosa che... Cioè Marzio... Il lancio? Esatto, Max. Un pomeriggio salì sul bancone, perché il bancone, cioè la cabina del disc jockey era rialzata, ok? Era a ridosso della... Montando sulla console diventava un paio di metri, anche 3 metri. E lui aveva talmente fiducia nei suoi fan che si lanciava? Si buttava. Salì e si buttò a volo d'angelo. Ma lo faceva sempre? Sì, no, spesso. La prima volta lo fece, io ero lì presente. Poi lo faceva. Ma poi ha continuato a farlo. Sì. E lo riprendevano in volo. Cioè, aveva una fiducia estrema per il pubblico. Sì c'era in pole position il vecchio Raffa. Sì, c'era uno che faceva i butta fuori, che fai conto, se te vai da Mondo Convenienza non trovi un armadio grosso per lui. Quindi Marzio da una parte si fidava, sì, però aveva anche la sicurezza che aveva il Raffa sotto nel mezzo, però sai, è sempre uno... È sempre... capito? Però il Raffa organizzava
il contorno, ma guarda, ma a volo d'angelo, eh? Cioè come se come uno che si tuffa in mare da uno scoglio, sì. Cioè proprio con le braccia in avanti. Una cosa dovrei averlo su Facebook, dovrei avere delle foto mentre si lancia. C'è proprio sì, ma ce l'ho anche io la foto mentre si lancia, però adesso non mi ricordo, forse ce l'ho sul PC e non sul telefono. Infatti una cosa che mi ha detto Tommy, che veniva registrata una trasmissione all'interno del Xenon, sì, esatto, che era dove c'erano gli ospiti del diciamo cantanti dance. Cantanti dance che presentavano anche il loro ultimo singolo, mi ricordo. Esatto, e fra l'altro io presentai Jungle Bow Wow. Ma su che canale andava in onda? Andava su Tele 37. Giusto, Max? No, Tele 37 o Tele Libera Firenze? Non me lo ricordo. No, Tele 37. Comunque sì, io ho questo ricordo di questa trasmissione, ma la domenica veniva trasmessa? La domenica veniva trasmessa, ma veniva registrata il venerdì. O addirittura mi sembra il giovedì. Senti che ti dico. Sì, comunque ecco, Tommy è rimasto silenziato. Sì, comunque veniva registrata, mi sembra il giovedì, perché all'epoca avevo 15-16 anni, quindi ero un affezionato proprio dello Xeno, un fan di Marzio, quindi nasco proprio come fan. E le trasmissioni non ti dico me le sono perse forse un paio, ma se no c'ero sempre alle registrazioni. Però ecco, quella trasmissione era innovativa per l'epoca, non esisteva secondo me a livello nazionale una tipo MTV, questa roba è arrivata tutto dopo. Noi questa qui dopo l'abbiamo riportata pari quando poi siamo andati in Veneto e l'abbiamo riproposta per il bene, per una cosa nuova, però siamo stati anche quelli che hanno dato il là poi alle varie trasmissioni televisive che, avendo un budget sicuramente più grosso del nostro, hanno fatto anche delle cose più in grande. Io volevo dire, ma come si viveva nello Xenon? Cioè, che aria si respirava? Mi raccontate, non so, qualche emozione, qualche aneddoto interno? Cioè, senti, il rapporto, ecco, già mi avete già detto che c'era un bellissimo rapporto tra Marzio e il pubblico, ma c'è qualcosa ancora di più profondo che legava proprio Marzio con il suo popolo? Sì, era la disponibilità che ci metteva in tutti, non se l'è mai tirata, ma questa è una cosa che ha sempre portato avanti fino alla fine. Volevo arrivarci a questo. Qualsiasi persona, qualsiasi ragazza, che sia stata bella, che sia stata brutta, che sia stata storpia, cioè non era quello che snobbava nessuno, dava confidenza a tutti, dava una parola buona a tutti. E quello secondo me è stato proprio la forza di Marzio di rimanere io non conosco, almeno da quando lo frequento non conosco una persona che mi abbia parlato male di Marzio, che mi abbia detto qualcosa contro di Marzio, o a differenza quando ero con Marzio, nello stesso tempo ti posso dire sai, i DJ hanno a volte un po' di invidia, o c'è un po' di concorrenza, in Toscana soprattutto in quegli anni c'era la diatriba di Marzio con Riccardo Cioni, con lui di Riccardo Cioni non ha mai parlato male, nonostante c'era chi cercava di metterselo contro, o magari, anzi, lui ha sempre detto: grazie a Riccardo Cioni, noi DJ un attimino più ci ha fatto guadagnare soldi, perché Riccardo Cioni all'epoca usciva con delle cifre, veniva, non so se te lo ricordi, quando faceva le serate fuori, portava batterini, metteva su palchi,
E lui mi sembra che, guarda, non mi vorrei sbagliare, ma all'epoca, si parla degli anni 80, lui usciva già con cifre tipo 3 milioni a serata, 3 milioni sì, e mezzo a serata. Confermo, ma ti dirò di più. E Marzio, quando faceva le serate fuori, ne chiedeva un milione e mezzo, ma, e lui mi diceva, e grazie a Riccardo Cioni io posso chiedere un milione e mezzo. Perché se Riccardo Cioni chiedeva un milione, e sì, poi Riccardo Cioni all'epoca aveva fatto in America, aveva insomma, sul lato di immagine, forse a livello Marzio più toscano e zone, Riccardo Cioni era esploso anche a livello un pochino più internazionale. Però insomma, grazie a Riccardo Cioni, lui ha sempre detto, noi DJ di un gradino più basso, Agostino Presta, ci ha fatto fare soldi. Di sicuro, ma volevo dire una cosa soprattutto, della mia amicizia, quarantennale amicizia con Marzio, io ti posso giurare che io non l'ho mai, ma ti dico mai, sentito parlare male di qualcuno, in generale, mai. Mai. Confermo. Anche persone che magari avevano cercato di fargli qualche dispetto. Lui mai. Nel senso, ma poi aveva una umiltà incredibile. Come diceva giusto Max, lui dava confidenze a tutti. Cioè, per lui non c'era differenza assolutamente. Che venisse quello con la Porsche, che venisse quello con la bicicletta senza fari. Per lui erano ragazzi che venivano a ballare al Valentino e allo Xeno per divertirsi, per cui erano il suo pane, perché giustamente dice, se io lavoro e ho successo, devo ringraziare loro che vengano a riempire la discoteca. Capisci? Sì, grande umiltà. Questa era la grande umiltà di Marzio. Ti giuro, io, ma ti dico, neanche una mezza parola contro qualcuno, mai. E credo che sia l'unica persona nel mondo che abbia conosciuto. Sì, questa caratteristica. Sì, quello confermo. Tommy mi ha mandato queste foto. Sì, con Marzio. Ecco, queste sono le foto del famoso Massimo Marcucci, quel ragazzo. E qui siamo a Studio 54. Come vedi, siamo lì che stiamo scherzando. Giovanissimi. Insomma, questo è l'80... 83, circa. 82-83, sì. Marzio non aveva mai lavorato in radio, no? E allora lui venne a trovarmi in trasmissione. E nulla, lo feci parlare, facciamo praticamente il programma insieme. Qui addirittura gli lascio in mano a lui, vedi, la console, proprio il microfono, e lì si fece lo scherzo dei soldi, come per dire, vabbè, avevo scommesso che non eri in grado di fare la radio, invece mai sbugiardato, ecco la scommessa pagata. Che cosa fantastica. Un gioco così, meno male che c'era appunto questo Massimo Marcucci anche in quell'occasione a fare le foto, perlomeno è un ricordo che abbiamo. Questa invece è il Lions Garden, è una fotografia durante la settimana quando mi insegnava praticamente, quando appunto veniva il Marcucci a fare le foto. E abbiamo Marzio. Queste sono le foto un po' promozionali dell'epoca. Sì, sì. Sì, qui siamo già vicini agli anni del trasferimento. Sì, siamo già quasi allo Xenon qua. Qui siamo già al TNT, qui al TNT. A Porto Gruaro. Sì. L'ho detto, la differenza sta nella lunghezza dei capelli. Vedi, lo Xenon. Qui ce l'ha più corti, ovviamente. Fantastico. Ecco, sì. Comunque poi ho visto
anche che Marzio diciamo lavorava anche con altri studi, altri progetti, con altri cantanti, ha collaborato con Mario Mangiarano, con Roberto Buti, abbiamo visto, insomma, anche a livello discografico non si è mai fermato lui. No, ma infatti te pensa che il disco che fece Mario Mangiarano lo fece perché Marzio chiese al proprietario dello Xenon di produrre un disco per lui. E infatti, se te vedi il disco, c'è l'etichetta Xenon. Sì, 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 proprio lo Xenon Production. Esatto, 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 esatto. Io intanto vi voglio far vedere altre copertine di qualche altro brano. Ok, dove Marzio, possiamo dire, ha collaborato. Uh-huh. Questo è Next. Poi abbiamo Marinero. Questo è il suo. Sì, sì, proprio il suo, del 1984. Anche questo è un grande successo. Sì. Anche sì, l'abbiamo preso per il culo una vita su questo. Come video. Mai? Raccontami, Max. Ma perché si praticamente... Si può dire? Sì, sì, no, penso in giro perché sì, praticamente Marinero e c'era, cioè, allora non mi ricordo, quando, aiutami Tommy, c'era una trasmissione, qualcosa... O se era Disco Ring, non lo so, lo chiamarono per presentare questo disco perché appunto era salito in classifica e praticamente si presentò lui vestito da marinaio, con questo cappellino da marinaio. Ci sembrava Braccio di Ferro perché è sempre stato molto 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 magro Marzio. Sì, sì, con queste due ballerine due stangone accanto a ballare Marinero, si fece nero. Sì, sì. Allora, Marinero è di Beltrami, Masini, Buti. Sì. Veramente l'avete no, botte ma schianti, lui, no? Come si dice in Toscana. Ma è bello che lui ci rideva anche lui, capito, su queste cose qui. Cioè, non era quello che se la prendeva, assolutamente. No. Era il classico tipo, quando si andava allo studio 54, faceva le serate a Follonica. E c'era i manifesti all'epoca quando c'erano DJ promozionali, mettevano i manifesti appesi un po' in tutta la cittadina. Ecco, quando arrivava lui e vedeva un manifesto suo, scendeva col pennarello, si andava a farsi di buono il dente nero lo scarabocchiava lui proprio. Sì, sì. Io mi ricordo, Max, mi ricordo una sera. Sera io, lui e il povero Benny. Sì. Allora eravamo in via Donizetti davanti al bar La Bussola, in mezzo alla strada alle 3 di notte, col manifesto aperto in terra. Te pensa, il manifesto 70% per 120, 110, quant'è la misura del manifesto? E noi sdraiati sopra a guardare. E Marzio li faceva i baby. Lo vedi, baby? C'ho qui pelo qui del baffo. È un po' fortino. Era così, capito? Marzio era così. Era Massimo, ma lo sai se mettevi insieme Tommy, i Bucciarelli, Beppi Miccio, succedeva... Ho avuto la fortuna quando ero ragazzo, quando ho conosciuto Tommy, diciamo, a Firenze, diceva: ti faccio conoscere degli amici, i Jody. Povero Jody, anche lui purtroppo. Capito. E, insomma, loro quattro insieme, cioè da pisciarsi addosso, era una battuta dietro quell'altra, una battuta dietro l'altra, erano di una potenza umoristica impressionante, cioè, indescrivibile. Te pensa che noi ci ritrovavamo per prendere il caffè al bar, questo bar che ti ho nominato prima, che aveva tutto un giardino fuori con i tavolini, ma si faceva alle 4 a sparare stronzate, a ridere fra di noi o a prendersi per i fondelli l'un con l'altro. Cioè, che poi veniva anche uno dei proprietari
del Valentinos, il povero l'anziano, l'anziano. Quello più anziano, esatto, che è un uomo di una bontà, al posto del cuore aveva un frigorifero a due ante, praticamente, cioè una persona squisita in tutti i sensi. E quando arrivava faceva le quattro con noi lì. Cioè, e lui, siccome era uno che fumava tanto, ogni tanto gli partiva la tosse, no? Di quelle che non si ferma subito. Mi ricordo che a turno si tirava fuori un cacciavite e gli si regolava il minimo qui al collo. Si diceva, aspetta, ti si regola il minimo della tosse. No, cioè, ma ma gli fecero fumare anche una canna, mi ricordo, un uomo di questo lo racconta. Ma che vuoi fumare? Ma che vuoi fumare? Fammi sentire. E fece dire, vai a dire l'esimo, non è mia. E uno fumava tre pacchetti di sigarette al giorno, gli fece mica nulla. Nulla, ma che vuoi fumare canna? Ma che canna? Fa sentire. Max, ma ti ricordi? Ti ricordi al Valentinos, quando si chiudeva? Perché poi il bello è che se ero di turno io a lavorare come DJ, Marzio a una certa ora arrivava e stava fino alla chiusura ugualmente. Cioè stava a parlare con i ragazzi su, veniva su da me, per dirti, frequentava la discoteca ugualmente. E quando era di servizio a lui, io facevo altrettanto, capisci? Per cui eravamo sempre insieme, nonostante uno fosse a riposo quel giorno lì. E quando si arrivava alla chiusura, gli si faceva sempre, gli si è fatto per tre o quattro volte, e per tre o quattro volte si faceva finta, perché c'erano sei porte d'ingresso, ok, al Valentinos, e cominciavano a tirare giù i bandoni e rimaneva una sola per far uscire il personale di servizio, diciamo. E più di una volta, una volta io, una volta Marzio, si faceva finta di pisciare sui bandoni. Sì, è vero, me l'ha raccontato. E lui usciva fuori, si incalzava e ci rincorreva. Non si faceva finta. Fantastico, fantastico. Cioè, incredibile. Arriviamo a Max, con il rapporto con Marzio Dance. Qui c'è questa bellissima foto di voi due. Qui sarà belli, qui sarà belli, belli una cifra, qui sarà belli, qui siamo già. Max, che cosa provi a guardare questa foto? Tanta fortuna di aver conosciuto una persona come Marzio, e tanta rabbia per averla persa, perché alla fine è andato via forse troppo presto e in una maniera anche troppo velocemente. Sì, in una maniera è andato via incazzato, è andato via arrabbiato, non aveva voglia di andare via. Mi dirai, chi è che ha voglia di andare via? Nessuno. Però ecco, quando si toccano da vicino è normale, il dolore si accentua. Comunque ecco, non voglio intristire la serata. Per me comunque è un dolore immenso, perché per me Marzio è stato veramente il mio primo amore in tutto, dall'amicizia, dalla lealtà, è stato un po' il maestro di vita, perché poi alla fine è anche grazie a lui se adesso magari ragiono in un determinato modo o cerco, provo di pensare a come avrebbe ragionato Marzio, la sua pacatezza, la sua... sempre di un grande giocatore di scacchi, quindi su qualsiasi problema ecco non reagiva d'istinto, ma cercava di valutare sempre le varie mosse, non era mai istintivo, e quindi raccontarlo per chi ci ascolta e non lo conosceva a volte può sembrare ecco, che ha davanti delle persone che lo... Sì, che cioè, è normale, quando uno parla di una persona che gli va bene, è normale, chi è che parla? Però ecco, bisognava conoscerlo, perché è come raccontare una barzelletta senza saperla raccontare.
Lui è, io penso, io per, quanto entusiasmo, però, per quanto entusiasmo uno ci possa mettere, sono sicuro che non, non lo raffigurerei mai per com'era. E questo o almeno essere... Per quello che ha lasciato a me, ecco, certo. A me come, come amico, come collega, come persona che l'ha vissuto in tutto e per tutto, ecco, sul profilo appunto di lavoro e d'amicizia. Un guarda, amico leale, amici che... leali, non se ne trova, parliamoci chiaro. No, un amico no, leale no. Come lui non lo trovi, non li trovi. No, non li trovi. No, 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 penso sia, io ti ripeto, per me è stato... È stata una persona unica nel suo genere, sotto tutte le sfaccettature da artista, da uomo. E penso che lui da lassù ne darebbe la conferma. Marzio ha avuto due fratelli, prima me e poi Max. Il passaggio... Abbiamo condiviso troppe cose insieme. Troppe cose. Lo vedo, lo percepisco con i vostri sguardi, con le vostre parole, insomma, questo grande amore per Marzio. Bello. Cioè, bello in senso, purtroppo, sì, ma se lo con noi, però è bello merita. Questo rapporto. Se l'è meritato tutto. Se lo meritava tutto. Perché e alla poi fine... lui non ha fatto niente di speciale. È solamente stato se stesso. Lui era così, con la sua umiltà, con la sua simpatia, con la sua stravaganza, con la sua serietà, perché Marzio era uno che, a parte le battute, lo scherzare, il ridere, il prendersi in giro, ma sapeva parlare di qualsiasi argomento, aveva veramente una cultura incredibile. Spesso si parlava anche di cose serie, si stava ore a parlare, io a volte... Le persone che erano lì intorno a noi si incantavano ad ascoltarlo. Sì, ultimamente lui autodidatta, lui faceva i siti internet da solo, lui si era preso i libri, lui se li creava da solo, ma siti internet con animazione e tutto. Sì, insieme a Max Contrucci, fra l'altro. Sì, lui grafica, perché poi uno dei primi promotori di Photoshop, che mi insegnava, noi si passava nottate lì con i primi Photoshop a creare scritte, ombre, tutta roba, cioè era pazzesco, era veramente aveva una marcia in più, non c'è niente da fare, aveva una marcia in più. Dai, e anche professionalmente aveva una marcia in più. No, era talmente meno, gli si strappava i braccini perché... Sì, perché era troppo magro, però quando saliva sopra il windsurf lui bastava un vento a 500 metri all'ora, volava. Era forte. Allora, dallo Xenon al TNT. Sì. E lì non ha fatto altro che praticamente abbiamo rimesso in moto tutto quello che era stato poi lo Xeno o l'esperienza toscana. Cioè, ma lo Xeno, da ignorante, ripeto, perché non mi ricordo, non ero informato a quei tempi. Perché Marzio ha lasciato lo Xenon? Cioè, lo Xenon è rimasto o... No, allora sì, lo Xenon è rimasto. Poi, come tutte le cose, quando arrivano a un certo punto, aveva fatto il suo corso, aveva cominciato un po' a perdere un po' di colpi e praticamente stavano riaprendo il Valentino. Il Valentino, e da lì praticamente c'è stato il controcambio. Gli è stato rifatto l'offerta dal Valentino e dallo Xeno praticamente è ritornato al Valentino. Lo Xeno ha provato a ricambiare un po' tutte
le scenografie, provò a ricambiare un po' tutta la situazione, però insomma c'è stato un po' di declino. Lo Xeno, insomma, andò a chiudere. Al Valentino c'è stato un anno dopo la chiusura dello Xeno, e poi insomma ha avuto dei problemi lo Xeno a livello proprio di finanziari, perché fallì, e da lì Tiziano Fanfani, che era il proprietario dello Xeno, per chiudendo lo Xeno, niente, si è immaginato di rimanere comunque nell'ambito dello spettacolo, e ha cominciato e ha aperto un'agenzia di spettacolo che tuttora è una delle più forti in Italia. All'epoca Red Line cominciò a lavorare con le discoteche, con le ragazze animazioni, con i DJ, e Tiziano praticamente ha rifatto l'offerta poi a Marzio, e dal Valentino lo riprese come DJ itinerante. Venne fuori questo il Ciao 2001, che era un giornale all'epoca di musica, e il Ciao 2001 portava in giro questa classifica, e mise su Tiziano, appunto, il DJ Marzio Dance, con Frankie Roberts, che era il batterista di Spagna, che tra l'altro rappava, due ragazzi d'animazione, tra cui ero io e un'altra ragazza, e praticamente si andava in giro in tutta Italia a presentare questa, praticamente era una serata dove c'era il DJ, faceva la serata, c'era la classifica, l'animazione, il Frankie che rappava sopra i dischi, e si girò in quegli anni lì, si girò tutta Italia, e si capitò anche lì al TNT, questo locale che stava riaprendo. Per fartela in breve, insomma, dopo un paio di serate si fece lì al TNT, nell'arco di due o tre mesi. Era in Veneto. In Veneto, tra il Veneto e il Friuli, Lugugnana di Portogruaro. E i proprietari gli fecero l'offerta di andare lì come DJ resident. E accettò. E da lì, insomma, è partita praticamente dal 90 fino al 2013. Dato e lì ha fatto la storia. La grandezza di Marzio, secondo me, è stata anche quella di sapersi sempre rigenerare. Perché se tu pensi, lui ha iniziato nel 74 e ha smesso nel 2013, quante generazioni di giovani sono passate? E lui sapeva aggiornarsi, sapeva stare coi tempi, sapeva trasformarsi, e praticamente te pensa che addirittura al TNT gli è stato dato il nome dell'imperatore. Sì, sì, li chiamavano l'imperatore. E pensa che in quegli anni, gli anni in cui Marzio andò su al TNT, non esisteva da quelle parti il DJ animatore, ma esisteva i DJ che mixavano e basta. Per sì, cui c'era qualcosa, c'era sì, qualcosa, ma buonissima roba, però lo stile suo scoppiò immediatamente. Sì, ma tuttora io sono in buonissimi rapporti con la proprietà, e insomma dopo tanti anni siamo rimasti in contatto. Tuttora sono alla ricerca di un altro Marzio Dance, e nonostante tutto è introvabile, perché ha lasciato veramente un segno, e non c'è, non esiste, è impossibile. Non le brutte copie o i facsimili, ma neanche niente, ne hanno provati tantissimi, no. Non c'è, ma non esiste un altro Marzio, è quello il problema. Non esiste. Ti volevo dire, Max, ma nello specifico al TNT che cosa ti occupavi? Io facevo il direttore artistico, io curavo tutta la parte la direzione artistica del locale, quindi dalla pubblicità alla grafica, alla programmazione dei DJ, perché poi era un locale grande, multisala, quindi sala techno, sala house, sala commerciale,
abbiamo fatto tantissimi personaggi, abbiamo collaborato con Lele Mora per il venerdì con tutti i personaggi famosi, dai DJ techno, tutti quelli più famosi sono passati di lì, a quelli house, e poi insomma il Veneto era un po' anche la culla della musica house e techno, con l'area City, con tutti i locali che c'erano in quegli anni lì, in quegli anni 90. Quindi noi siamo partiti molto piano per sgomitare il locale, non era, all'epoca non aveva una nomea molto, molto bella. Però insomma abbiamo fatto una scalata grandiosa, grande, e grazie a Marzio, perché fondamentalmente le idee, quelle più vincenti, sì, le abbiamo sviluppate insieme, ma sono sempre partite dalla lungimiranza di Marzio. Io mi ricordo anche un brano del 90 che è TNT, Piano Please. Piano Please, dove c'era Frankie Roberts, appunto. Qui c'era anche Frankie Roberts. Quello che dice Piano Please, quella voce era Frankie Roberts, che all'epoca era il bassista di Spagna. Infatti all'interno del disco c'è un locale, c'è il locale, quello che vedi con il ventaglio, ero io. Che era appena fatto. Se lo sapevo, ti prendevi il disco, accidenti, non ce l'ho qui, l'ho in garage. Ero io appena tornato dai militari, quindi si parla dell'88-89, con ancora capelli cortini. Hai, Max, qualche aneddoto legato proprio al TNT? Aneddoto riguardante, ecco, semmai ti dico, ti faccio una domanda io. La differenza tra il pubblico toscano e veneto che frequentava la discoteca con Marzio, c'era una differenza? Sì, la differenza è il rapporto anche con Marzio. Loro lo vedevano come un mostro di bravura, naturalmente, perché una cosa così loro non l'aveva mai vissuta, mai vista. Era diventato veramente un personaggio a livello di ora sempre si parla sempre di province, però quando siamo arrivati era tutto nuovo per loro, quindi già il fiorentino lo vedevano come un mostro sacro. In più, pensando che fosse anche dei ragazzi che ce la tiravamo, che magari si cercava di snobbare, invece no, abbiamo fatto subito combriccola con tutti, subito diventati amici, e quindi abbiamo che levato quelle antipatie che magari qualcuno poteva avere nei nostri confronti. E ti ripeto, tuttora, a differenza di anni, io vado lassù e sono considerato come uno di loro. Posso andare ancora nei locali dove voglio, mangio gratis dappertutto. Cioè, ti dico, abbiamo lasciato un segno bello, bello, nel senso. Ti ripeto, ci vorrebbe più di una puntata per raccontare Marzio. Il tempo purtroppo sta correndo alla grande, dai, dobbiamo chiudere. Io vorrei chiudere con voi, visto che Marzio sicuramente ci sta ascoltando. Ce l'ho detto, guarda. Nel paradiso dei grandi DJ. Ci sta guardando. Ecco, e noi qui con noi stasera, che cosa vorresti dirgli, Max, Tommy, a Marzio, in questo momento? Grazie di tutto. Grazie veramente di tutto. Tommy? Sarebbero troppe le cose che gli vorrei dire.
Vi posso solo dire che un giorno saremo nuovamente insieme e faremo ammattire lassù chiunque, come abbiamo fatto insieme per tanti anni. Io vi ringrazio Max. È stato un onore, e noi ringraziamo, io parlo anche a nome di Max, e ringrazio te per questa splendida idea che hai avuto, perché Marzio, per l'uomo che era prima che come artista, per l'uomo che era, si meritava una puntata dedicata a lui, in cui si raccontasse non solo il Marzio Dance DJ, ma il Marzio Dance uomo. E spero, credo che sia venuto fuori. Sì, sicuramente. Io l'ho percepito da appassionato, mi sono emozionato e mi sto emozionando. E l'unico rammarico mio è non averlo conosciuto. Io vi ringrazio di cuore. Grazie, grazie, grazie. Una bellissima puntata, ricca di emozioni. E che cosa vi devo dire? Non ho parole, ho un groppo un po' qui, guardate. No. Sinceramente non trovo le parole per chiudere, dico soltanto viva la musica, viva Marzio, viva Max Ferri e Tommy. Ciao a tutti, alla Grazie prossima. Ciao ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao.
Let's do the funk and dance tonight. Let your mirror in your way. You can dance and sing along. Let me do the right. You can do it, do it.
We'll be right back.
cherry by heart. En mi alma hay que te quiero, tú puedes esperar.